Allora ragazzi, notizia bomba, parrebbe si parla condizionale perché qua ragazzi parliamo di calcio mercato, quindi sappiamo che può essere in qualsiasi modo, alla fine la verità non si sa mai fino a quando non ci sono le ufficialità. Ad ogni modo sembrerebbe che Koeman, neo allenatore del Barcellona, abbia chiamato sia Suarez che Neymar comunicandogli che l'esperienza nel Barcellona per loro è terminata, finita, cercatevi un'altra squadra, ok? Questo fa presagire poi dopo tutta una serie di situazioni future per questi due calciatori, ma io oggi mi voglio soffermare sul pistolero Luis Suarez, ok? Perché mi immagino già un Suarez dove potrebbe andare. Io adesso mi voglio concentrare sul reparto, sul supermercato, voglio concentrarmi sulla nostra Italia. Per conto mio, in Italia Suarez potrebbe finire o da noi alla Juve oppure eventualmente all'Inter in uno scambio con il Toro Lautaro Martinez, perché poi ragazzi va via Suarez, ma Suarez deve essere in ogni caso sostituito da chi? Perché non è che possono farci andare una punta così. Devono farci andare uno che o un grandissimo calciatore a livello di prospettiva come Lautaro, oppure un prima punta già fortissimo adesso. Bisogna un attimo vedere. Attenzione, io adesso parliamo di Juventus. Immaginatevi voi Suarez alla Juve. Piccolissimo problema. Suarez ha un ingaggio, ragazzi, di 15 milioni di euro. 15 milioni di euro, ok? Quindi capite bene che diventa difficile acquistare un calciatore del genere, anche perché viene da noi a quanto? Anche ben dove si dice vabbè, si deve abbassare un pochino l'ingaggio, cosa che quasi mai nessun calciatore fa, ok? Ricordiamocelo, a quanto lui che lo mette? 12 milioni, ok? La Juve ha i soldi per pagare 12 milioni di cartellino di un calciatore del genere. Suarez, ragazzi, considerato un classe 87, che quindi ha già la sua età, il prossimo anno, 2021, andrà per i 34 anni, ok? Quindi non è proprio un giovincello per nulla. Un classe 87 che però quest'anno ha fatto meno presenze del solito, ma le sue presenze le ha fatte lo stesso. Ad esempio in campionato lui generalmente faceva 33-35 presenze l'anno, adesso è arrivato addirittura a 28 presenze mi pare, quindi è calato un pochino di presenze, però ha fatto sempre i suoi soliti gol, mi pare 15-16 gol, 8 assist, ha segnato 3 gol in Champions League, anche contro il Bayern di Monaco, eccetera. I numeri il calciatore ce l'ha, le presenze, l'integrità fisica un pochino meno forse rispetto ai suoi tempi d'oro, ma è normale, ragazzi, inizia a avere la sua età, però i numeri il calciatore uruguaiano ce l'ha. Detto questo, è compatibile eventualmente venisse la Juventus con Cristiano Ronaldo? Ni dal mio punto di vista. Sapete perché? Vi spiego. Perché i calciatori, anche se sono dei fenomeni, dei campioni, no? Perché qua si parla di giocatori, a parte che Ronaldo, vabbè, è un alieno che non è paragonabile a nessuno se non in parte a Messi, cioè i due alieni sono parte di un altro pianeta, diciamo dei calciatori umani, normali. Suarez è comunque un campione assoluto, ha vinto il triplete, ha fatto la storia degli ultimi 10 anni del calcio a livello mondiale. Però capite che è un po' come, ragazzi, Ronaldo va bene con uno come Benzema tanto quanto Messi va bene con uno come Suarez. Se tu metti Ronaldo con Suarez va bene. A livello tattico, ti dico, non va tanto bene dal mio punto di vista, però è come il discorso se vai a pensare di Dybala e Cristiano Ronaldo. Dybala, che è una, diciamo, seconda punta, misto un pochino a trequartista così, va bene con uno come Cristiano Ronaldo che ha sempre giocato col 4-3-3 e non ha mai avuto una seconda punta a livello tattico? No, non vanno bene uno con l'altro. In un Ronaldo nel Real Madrid, che dove ha vinto il filotto di Champions, cioè mai avuto una seconda punta secondo voi alla Dybala? No, perché non c'entra nulla la seconda punta di Dybala nel 4-3-3, quindi non vanno bene. Però cos'è il discorso? Che comunque te li fai andare bene Dybala e Ronaldo, che sono entrambi talmente forti che poi le cose le fanno lo stesso, ok? I risultati li portano a casa lo stesso discorso io farei per Suarez. Forse Suarez sarebbe
perfetto con Dybala, ma cozzerebbe con Cristiano Ronaldo, o quantomeno è meglio uno come Benzema, che tende più a fare il gioco, che tende più a essere anche un sottoposto, no, di Cristiano Ronaldo. Detto questo, però, è talmente forte anche lui, come discorso per Ronaldo e per Dybala, che lo metti in campo, cavolo ragazzi, metti Cristiano Ronaldo, Suarez e Dybala, e che cosa c'è? È un attacco stellare, eh? È un attacco stellare, ragazzi, su, dai. Quindi lo vorrei la Juventus? Sì, preferisco. Se devo fare una preferenza tra un classe 87 che è Suarez e un classe 86 che è Dzeko, anche se Dzeko, vi dico, tatticamente a me pare più adeguato per Cristiano Ronaldo, però ragazzi, cioè, quell'altro è Suarez. Suarez è Suarez. Dzeko non ha mai vinto nulla in carriera. Suarez ha vinto i tripleti, le cose, eccetera. Stiamo parlando di uno che è stato per anni uno dei 1, 2, massimo 3 con Lewandowski e Ibra, calciatori più forti, attaccanti prime punte più forti al mondo, eh? Quindi, cioè, ragazzi, e i numeri, ripeto, la continuità anche a livello fisico non sta calando drasticamente. Certo è che però se venisse acquistato bisogna poi puntare a fare un contratto con un ingaggio un pochino meno, perché non glieli puoi dare mai nella vita 15 milioni a uno calcoletta lì, mai nella vita. Ditemi che cosa ne pensate, chiudiamo qua il video, cerco di farlo abbastanza rapido. Cosa pensate di Suarez? Dove potrebbe andare nel caso andasse via dal Barcellona? Lo vedete bene alla Juve? Lo vedete bene all'Inter eventualmente? Perché è lo scambio comunque eventualmente con Lautaro Martinez, secondo me ci può stare, ci può stare, perché il Barcellona gli conviene fare una cosa così, quindi non è assolutamente detto. C'è anche Vidal che gira, che probabilmente verrà mandato via, vediamo dove va a finire, vediamo se andrà all'Inter da Antonio Conte eventualmente rimanesse, se no dove va a finire non si sa niente. Ditemi che cosa ne pensate, un bel like, iscrizione al canale mi raccomando, e alla prossima, ciao ragazzi.